a tutti e benvenuti a questo nuovo video extra. Come potete vedere, è uscito in un orario stranissimo e ovviamente è uscito fuori programma dagli altri video che sono programmati per la settimana. Ma visto che è appena uscito il nuovo aggiornamento di The Sims 4, di cui abbiamo parlato nel Parliamo Insieme numero 3, che è l'aggiornamento che viene fatto prima dell'espansione Cani e Gatti, volevo assolutamente vedere insieme a voi che cosa hanno aggiunto. Hanno aggiunto veramente tantissime cose, visto che l'aggiornamento prima delle espansioni sono sempre molto grossi. E vediamo insieme questo problema delle mod dei CC se funzionano. Quindi vediamo insieme tutto quanto. Quindi partiamo dalla libreria di origin e abbiamo The Sims 4 perché anche con le prime schermate ci sono delle novità. Quindi giochiamo. Allora, eccoci qui nella schermata di The Sims 4. E adesso spunta 2017. Electronic Arts hanno aggiornato la data. Prima spuntava sempre 2014, adesso 2017. Secondo me hanno fatto benissimo. Ok, quindi partiamo con il nostro The Sims 4. Allora, come possiamo vedere dalla schermata iniziale, in realtà non è cambiato quasi niente, tranne per, come avevamo detto nel Parliamo Insieme, adesso spunta nel materiale gratuito la chitarra macabra del Tristo Mietitore. Ovviamente qua ti dice come avere la chitarra che io già ho. Iscriviti per ricevere email su The Sims e ricevi la chitarra macabra del Tristo Mietitore. Ovviamente se ci clicchiamo ci fa vedere solamente la chitarra. Adesso poi ovviamente si spunta cani e gatti come già spuntava prima. E qui abbiamo le nostre partite. Allora, io direi di andare alla partita della serie YouTube. Ed eccoci qui, questa è Sanmei 1 e come potete vedere fin dall'inizio le icone dei quartieri sono cambiate, vedete? Hanno questo nuovo design che secondo me è molto carino e riprende lo stile di Brindleton Bay. Ovviamente, se vediamo la selezione dello scenario, ce n'è uno bloccato che è proprio Brindleton Bay. Ancora non spunta il nome, penso sia perché non è ancora uscita l'espansione, ma è veramente bellissimo questo scenario. E poi spuntano anche i cani e i gatti, guardate quanto sono carini, sono troppo carini, assolutamente. Ok, quindi anche questo, poi abbiamo la selezione, come avevamo detto, delle nostre unità familiari. Adesso abbiamo tutte le unità familiari qui. Posso scegliere quali sono le nostre preferite e poi mettere il numero massimo di sim preferiti. Ovviamente noi mettiamo come unità familiare preferita la nostra famiglia Farina Parisi. E ok, quindi io direi di partire dal Crown Sim in questo episodio per vedere le varie novità. Allora, qui si può impostare come usato o non usato in gioco, trasferisci, rendi preferita. Ok, io direi di andare alla modifica di sim e vediamo le novità aggiunte. Allora, intanto, vediamo che, come avevamo detto e parliamo insieme, adesso qui ci sta aggiungi un sim occulto, al posto di aggiungi un vampiro e un alieno, e qui possiamo scegliere tra alieno e vampiro. Quindi adesso hanno aggiunto questa nuova cosa. E poi, volevamo vedere insieme il fatto delle mod. Come vedete nel mio gioco io già le ho attivate, quindi sono attive, vedete, attive il contenuto personalizzato e le mod, è tutto già attivo. E vediamo un po' se funzionano, vediamo un pochettino. Allora, cerchiamo materiale personalizzato, che poi ne tengo veramente poco, quindi vi faccio solo un esempio. Questi qua sono i quattro tipi di capelli che ho per i sim, che sono tutti maxi smash, quindi in realtà è come se non lo fossero. Allora, vedete, questo è il taglio di capelli, così, e funziona. Questo pure, vedete? Non dà nessun segno di bug, anche questo. E anche questo qui, vedete? Non dà alcun bug. Vediamo un po' quelli maschili che ho, vediamo un pochettino. Allora, ecco qui, ne ho questo, questo e questo. E non dà nessun segno di bug, quindi non credo ci siano problemi con i CC. E poi non ne ho più di contenuto personalizzato. Io a questo punto direi, visto che per esempio questo Spring Fling Stuff, cioè i contenuti, questi capelli per la donna, sono abbastanza vecchiotti, sicuramente non sono aggiornati. Quindi direi di tenerli un attimino ai nostri sim e vedere se proprio è vero il fatto che non funzionano. Comunque, magari prendiamo la nostra sim, anche questo, guardate, funziona. Ok, direi di mettere questi, così vediamo veramente se in gioco funzionano. Ed ecco qui i nostri sim con le due capigliature CC. Adesso faremo la prova del 9 e vedremo se funzionano. Allora, intanto con i nostri sim andiamo in un lotto vuoto, non so dove farli andare, però comunque li facciamo andare in un lotto vuoto per vedere tutte le nuove aggiunte. Allora, rimandiamo magari
alla piana del vasaio, qui facciamo visitare questo lotto ai nostri sim. Mandiamo solamente Filippo ed Elisa, tanto loro non servono. Ed eccoci qui nella piana del vasaio, nel lotto vuoto. Allora, intanto si ricordano di pagare l'affitto, va bene. Comunque, una cosa che vi volevo dire è che l'offerta che vi ho fatto vedere nel Parliamo Insieme di The Sims 4 più cani e gatti a 50 euro adesso è attiva su Origin. Quindi, se non avete The Sims 4, vi consiglio di comprarla vivamente perché è veramente una grande offerta. Poi, con questo aggiornamento hanno risolto un sacco di bug che adesso non mi metto ad elencarvi con le varie espansioni. Ma uno dei bug che hanno aggiustato è, per esempio, quando si manda avanti il nostro orologio, non ci sarà più il bug che il tempo torna indietro. Questa cosa, infatti, ne sono davvero contentissimo perché è un bug che mi succede di continuo. Comunque, qualcosa di strano lo vedo. Che succede? I sim sono tipo che vanno in primo piano se li tocco? E poi perché questo è ruotato? Lei no? Forse per lo stato morale? Non ne ho idea, in realtà. Boh. Comunque, come novità, andiamo quindi nella modalità costruisci. Ed eccoci qui nella modalità. Come abbiamo visto anche nel Parliamo Insieme numero 3, abbiamo le novità per quanto riguarda i tetti. Allora, per i tetti, vediamo qui, intanto facciamo una stanza quadrata e vediamo un po' i tetti. Eccoli qua, guardate, il tetto pentagonale, il tetto esagonale, il tetto ottagonale. Finalmente ci mancavano proprio questi tipi di tetto. Allora, aspettate che adesso mi metto a fare una stanza esagonale. Vediamo un pochettino. Uno, due. Anzi no, la facciamo ottagonale, dai. Proviamo il tipo di tetto più complicato. Ed ecco qui la nostra stanza ottagonale, come potete ben vedere. Allora, adesso prendiamo il nostro tetto ottagonale. Oh, guardate quanto è bello! Finalmente, mamma mia, queste cose mancavano assolutamente ed è perfetto per fare dei castelli. Mentre poi si può ruotare, che così sembra tipo una cupola, così che tipo un cappello da strega, comunque veramente bellissimi. E poi abbiamo il tetto esagonale e il tetto pentagonale. Oh, mamma mia, che liberazione! Bellissimi, sicuramente li utilizzerò in futuro per fare le mie costruzioni. Poi, una cosa che volevo farvi vedere è una novità sempre per quanto riguarda i tetti, che hanno aggiunto un tasto per cambiare la curvatura del tetto. Bisogna premere Shift più C. Io in realtà non so in che cosa consiste questa cosa. Quindi premiamo Shift più C, vediamo cosa succede. Non mi sembra sia cambiato niente. Aspettate, ho premuto Shift più C. Guardate, cambia. Cosa cambia? Scusatemi. Sto premendo Shift più C e mi sta cambiando qualcosa, ma non so cosa. In pratica adesso ci sono due pallini. Ah, guardate questa cosa. No, vabbè. È come se il tetto fosse diviso in due parti. C'è la parte di sopra che posso curvare e anche la parte di sotto. Però se ne metto uno nuovo non spunta questa cosa. No, devo premere Shift più C e mi spunta questa opzione, vero? Sì, bisogna premere Shift più C e spunta questa nuova modalità di personalizzazione dei tetti. Si può modificare sia sopra sia sotto. Quindi vedete, si può fare tipo più stretto sotto, proprio come bellissimi comunque, è veramente stupendo. Vediamo un pochettino, cambiamo anche il tipo di tetto, guardate che belli. Aggiornamento assolutamente gradito, essendo gratuito, sono veramente contento. Quindi anche questa nuova modalità di personalizzazione dei tetti mi piace tantissimo. Poi una cosa che hanno aggiunto per quanto riguarda le abilità, hanno aggiunto l'abilità di fotografia nel gioco base. Mentre prima era presente solo con al lavoro, adesso è presente nel gioco base. Quindi abilità preferita di Filippo, possono praticarla adesso tutti i simmini che hanno solamente il gioco base. Allora, dovrebbe essere qui in abilità. Fatemi guardare bene. Allora, questa qui adesso non è più contrassegnata al lavoro? No, non è più contrassegnata al lavoro. Vediamo se ci... Neanche questa è contrassegnata al lavoro. Mi sa che tutte queste fotografie sono state messe nel gioco base.
Ok, perfetto. Quindi hanno aggiunto abilità di fotografia con il gioco base. E forse hanno aggiunto anche qualcosa di nuovo per quanto riguarda questa abilità di fotografia. Adesso vediamo insieme. E poi volevamo vedere il fatto della restrizione degli oggetti. Questa cosa è molto importante. Vediamo un pochettino. Allora, prendiamo un bel tappetone grande. Ah, oh, questo qui gigantesco, guardate, è impossibile da usare in una casa in pratica. Vediamo un pochettino. Premiamo Shift più parentesi quadra e vediamo se si rimpicciolisce. Allora, ragazzi, l'istruzione che ci davano su Sims World su Shift più parentesi quadra era sbagliata, perché è un modo assolutamente molto più semplice. Come sapevamo dalla guida di The Sims 4, per ampliare gli oggetti si usava la I accentata, come potete vedere, e per diminuirli fino alla dimensione massima, diciamo, si premeva l'apostrofo. Adesso questa era la sua vecchia dimensione minima, adesso si può rimpicciolire ancora di più premendo sempre apostrofo, quindi guardiamo insieme ed ecco qui. Guardate, si è rimpicciolito ovviamente fino a qui, fino al possibile, perché non esiste un tappeto più piccolo di questo. E guardate, è bellissimo, si può utilizzare anche per il bagno, quindi, cioè, guardate. Davvero molto bello, magari vi metto anche la tastiera sempre nello schermo. E questa è anche una grande aggiunta che è assolutamente comodissima. Quindi i tetti adesso possono essere modificati con, premendo Shift più C sui tetti, si può modificare con due dimensioni. Che secondo me è un'aggiunta davvero molto molto bella. Poi vedete abbiamo i tetti pentagonali, esagonali e ottagonali, abbiamo anche la riduzione degli oggetti in dimensioni ancora più piccole rispetto a quello che potevamo. E poi una grande aggiunta è l'abilità di fotografia direttamente nel gioco base, quindi le macchine fotografiche, l'abilità di fotografia e i selfie e le foto saranno direttamente nel gioco base, non solamente con al lavoro. Allora adesso forse c'è qualcosa di nuovo con la fotografia, proviamo a farci una foto. Scatto una foto con Filippo, vediamo un pochettino. Ed ecco qui, abbiamo la nostra foto, i filtri dovrebbero essere sempre gli stessi. Eccoli qua, ci facciamo una bella foto. Comunque vedete, i nostri CC funzionano benissimo, quindi a me non hanno dato problemi. Quindi penso che possano dare dei problemi invece gli oggetti. I CC oggetto, perché gli oggetti poi devono interagire con gli animali quando saranno disponibili e potrebbero dare dei problemi di bug solamente per questo. Quindi se avete oggetti CC vi consiglio di toglierli, invece se avete quelli per i Sim possono rimanere tranquillamente come potete vedere. Allora, qui non c'è niente di nuovo, imposta il filtro. E ok, quindi abbiamo visto un po' tutte le novità. Come avete visto, i CC li ho attivati e funzionano benissimo. Poi, come novità, ci sono tantissimi bug aggiustati. Poi la chitarra del tristo mietitore. Aspettate che ve la faccio vedere un attimino, visto che questa chitarra del tristo mietitore adesso spunta anche nella schermata iniziale, ve la faccio vedere. Allora, la chitarra, la chitarra, la chitarra. Eccola qua. Voi direte, vabbè, ovviamente è una normalissima chitarra. No, qualcosa di speciale lo fa, ovviamente. Allora, esercitati, vediamo un pochettino che cosa succede con la nostra Elisa. Allora, vedete, prende in mano la chitarra. Vabbè, ovviamente lei fa assolutamente schifo. E poi la chitarra dovrebbe cominciare a spuntare con gli occhi rossi il teschio. E poi sotto di lei spunta una nebbiolina nera, come se lei fosse una specie di tristo mietitore. Insomma, gli trasmette questa energia negativa del tristo mietitore. Ed ecco qui, semplicemente questo, poi una semplicissima chitarra. Quindi con questo nuovo aggiornamento riepiloghiamo, hanno aggiunto l'icona della chitarra del tristo mietitore, così la notiamo meglio. Poi hanno aggiunto la riduzione degli oggetti, quindi gli oggetti grandi possono essere ridotti e diventare ancora più piccoli per essere più facilmente utilizzati. Poi abbiamo tre nuovi tipi di tetti, pentagonali, esagonali e ottagonali, e premendo su un tetto Shift più C possiamo modificarlo anche con due dimensioni, vedete, con due curvature diverse. Secondo me è una cosa davvero molto carina. Poi l'abilità di fotografia adesso non è più presente solo con al lavoro, ma adesso è presente anche solamente con il gioco base, quindi se comprate il gioco base avete anche voi i selfie, le fotografie. E non ci sono modifiche per quanto riguarda le fotografie. E poi abbiamo nel Crown Sim, per esempio, l'iconcina che ci mostra tutte le creature occulte. E poi i CC e le mod, gli oggetti penso che non funzionano a dovere. E invece, come potete vedere, i capelli funzionano benissimo. Ovviamente ho solo capelli, quindi non vi posso far vedere altro. Ma questi capelli che ho io, come avete visto anche da questo gameplay, funzionano perfettamente, vedete, non dà bug,
da niente, vedete, la sim li ha tranquillamente. E ok, quindi queste sono le novità, anche per quanto riguarda la galleria non ci sono altre novità, e quindi questo, i tetti, l'abilità di fotografia e la riduzione degli oggetti. E quindi, per questo video extra della guida per The Sims 4, sì, perché la metterò nella playlist della guida di The Sims 4, perché comunque è una guida al nuovo aggiornamento, con le nuove funzioni di riduzione dei tetti, quindi comunque è una guida per le nuove funzioni, quindi la metto nella guida per The Sims 4. Ovviamente vi invito ad iscrivervi, lasciare tanti commentini con i vostri pareri su questo nuovo aggiornamento preventivo di cani e gatti. Ovviamente è stata aggiunta Brindleton Bay nell'elenco degli scenari, non vedo l'ora di poterlo usare anche io. E ovviamente commentate, condividete con tutti i vostri amici per fargli sapere tutte queste nuove funzioni del nuovo aggiornamento. Mettete like. Ovviamente se ancora non lo state facendo, guardate la serie di The Sims 4, che stiamo andando veramente avantissimo. E quindi per questo video è tutto, e ci vediamo al prossimo, e buon Sims a tutti.